Matteo, mi racconti il bello della tua attività di istruttore, lo stare a contatto con i bambini, insegnare loro il nuoto e a divertirsi. La cosa bella di questo lavoro è riuscire a vedere i progressi che i bambini fanno e la gioia che loro hanno nell'imparare una cosa nuova, nello stare in un ambiente bello e stimolante come l'acqua, perché in acqua riescono a fare un sacco di movimenti che in terra, sulla terraferma non riescono a fare. Qua sono liberi di esprimersi, ovviamente all'inizio attraverso braccioli, tubi, tappetoni, ma sono liberi di esprimersi al 100% delle loro capacità. Il loro primo contatto com'è in genere? Il primo contatto è molto soggettivo, ci sono dei bambini che si lanciano subito in acqua, sono tranquilli, sono ambientati, non hanno paura di niente. Altri invece sono più timorosi, un po' per l'ambiente, un po' per il fatto che non conoscono noi istruttori, non hanno i genitori vicino e quindi magari hanno bisogno di più tempo per ambientarsi, più tempo per trovare la giusta confidenza. La cosa bella di avere una vaschetta come questa è la possibilità di poterli far ambientare con calma, ognuno con le sue tempistiche. Qual è la soddisfazione di vederli crescere, di vederli imparare a nuotare? La soddisfazione è vedere i tuoi bambini che diventano agonisti, che diventano sincronette, che diventano palanuotisti e amano quello che tu gli hai insegnato, sei riuscito a trasmettergli una passione. Quando riesci a vedere in questo sei soddisfatto al 100%. Per questi bambini è divertimento allo stato puro. Sì, assolutamente, noi cerchiamo di rendere il tutto molto divertente in piscina, quindi attraverso il gioco, ne crediamo tantissimo nel gioco come parte integrante della lezione per far sì che i bambini imparino e nello stesso tempo sviluppino tutte le loro capacità. Quindi attraverso il gioco ne li avviciniamo all'acqua e cerchiamo anche di sviluppare tutte le loro capacità motorie. Si vede anche il gran feeling tra voi istruttori, massima collaborazione. Sì, assolutamente, abbiamo creato questo gruppo e tra di noi cerchiamo anche di confrontarci e di scambiarci idee in modo tale che riusciamo tutti ad avere sempre idee nuove da proporre ai bambini.